Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi fratelli e sorelle nella fede, iniziamo oggi il triduo di preparazione al Sacro Cuore di Gesù, in una data bellissima anche perché è la festa di San Luigi Gonzaga, grande santo della Chiesa Cattolica, morto giovanissimo all'età di soli 23 anni e morto appunto in concetto di santità, già era considerato santo nella sua vita. E allora oggi, dicevo, iniziamo il triduo di preparazione al Sacro Cuore di Gesù e dopo la messa faremo, prima del rosario, la coroncina al Sacro Cuore di Gesù, che si trova anche sul Messale Romano Quotidiano verso le ultime pagine, potete guardare anche all'indice, e sono stati pubblicati testi anche sul post di Radio Domina su Facebook, quindi potete seguire anche il testo, sono dei testi molto belli anche da meditare, poi diremo anche qualche parola su questo. E poi anche c'è un atto di riparazione che faremo insieme, che appunto è molto bello. E poi faremo il rosario come al solito, pregheremo in particolare per la liberazione del trono di Pietro, ma vogliamo offrire anche la preghiera riparatoria al Sacro Cuore di Gesù, proprio perché Gesù ce lo chiede di riparare con la nostra stessa vita, con una vita di grazia e soprattutto con l'amore. È come ha riparato Pietro ai tre rinnegamenti, ha riparato con degli atti di amore verso il Signore. Così anche noi siamo chiamati a riparare ai peccati nostri e ai peccati del mondo intero con l'amore. È tanto è perdonato, dice il Signore, alla peccatrice, le è perdonato perché tanto ha amato. E allora con una vita di grazia, con una vita di preghiera, con la testimonianza della fede, con dire la verità apertamente, il martirio è della verità, ecco che noi ripariamo e consoliamo il Sacro Cuore di Gesù, che tanto è offeso dai peccati nostri e dalle nostre incorrispondenze alla grazia, al suo amore, dalle nostre tiepidezze e dai peccati del mondo che trafiggono il suo cuore amabilissimo, il suo cuore di uomo e Dio che ci ha ottenuto la salvezza e viene ripagato invece con le ingratitudini e il disprezzo degli uomini. E allora prima faremo una riflessione sulla festa di San Luigi Gonzaga e poi una riflessione sul Sacro Cuore di Gesù. San Luigi Gonzaga è un'anima speciale che viene battezzato ancora prima di venire al mondo, ecco perché nel mattutino di oggi si dice apparve nato prima al cielo che alla terra. È un'anima prediletta, riceve il battesimo ancora prima di nascere perché era in pericolo di morte, c'era un pericolo che nascesse morto, e quindi riceve il battesimo già nel ventre della mamma. Che bello, questa è una predestinazione grande. Tanti santi hanno desiderato il battesimo nel primo istante della nascita. Padre Pio si lamentava che era stato battezzato troppo tardi, il giorno dopo della sua nascita. Pensate un po' i santi come ragionano. Ecco, invece ora il battesimo avviene dopo un mese, due mesi, cinque mesi, dopo un anno, dopo anni. Manca, ecco, quella visione di fede per cui desiderarlo al più presto. Quindi apparve nato prima al cielo, nasce prima alla grazia che alla vita della terra, alla vita terrena. E San Luigi Gonzaga viene confermato in grazia, dice sempre il mattutino di oggi, come ha detto anche Don Alessandro stamattina nella sua catechesi, viene confermato in grazia, cioè non perde mai l'innocenza battesimale in tutta la sua vita, la sua breve esistenza di 23 anni, non perde mai quella grazia ricevuta con il battesimo, con il peccato, il peccato mortale naturalmente, ma anche i peccati veniali, quelli che offendono anche il Signore se fatti volontariamente. Ecco, lui conserva questa grazia, questa innocenza, tanto che a 9 anni desidera nel suo cuore fare un voto di verginità alla Madonna. Davanti alla Madonna si consacra e decide di rimanere vergine per tutta la sua vita. Viene definito un uomo senza carne o un angelo in carne. Tanto la sua persona emanava purezza, tanto la sua persona emanava la bellezza di Dio. Viene definito quasi un angelo, tanto è vero che anche
nell'antifona di introito alla messa si riprende quella espressione, tu l'hai fatto poco meno degli angeli, riferita al Salmo, cioè gli uomini sono di poco inferiori agli angeli, ma per dignità anche superiori, perché abbiamo ricevuto la grazia della inabitazione dello Spirito Santo, che è la vita stessa di Cristo in noi. E allora la vita di San Luigi Gonzaga viene paragonata ad una vita angelica, e dopo lui decide di entrare, grazie anche alla sua santa madre terrena, nei gesuiti. Il padre si opponeva alla vita religiosa, ma la madre lo ha spronato in questo e lo ha aiutato, e quindi entra nei gesuiti, e già da novizio lui non diventerà certamente sacerdote, perché è morto a 23 anni, ma da novizio era già maestro di virtù. È già il novizio, chi è? Il novizio è colui che apprende la vita di quella famiglia religiosa, che si impegna per fare i primi voti, per fare i voti poi solenni ed entrare nella famiglia religiosa. E lui da novizio, ecco, sembrava più che il discepolo, sembrava il maestro di virtù, tanto viveva nella santità. E poi, ecco, San Luigi Gonzaga morirà, come abbiamo detto, giovanissimo, all'età di 23 anni, proprio martire della carità, per avere soccorso un appestato e averlo preso su di sé e avergli dato le cure necessarie. Verrà contagiato dalla peste a Roma, che in quegli anni 1590-1591 divampò in modo violento, e quindi anche lui morirà martire, possiamo dire, della carità. Papa Benedetto XIII lo ha canonizzato e lo ha definito modello di innocenza e di castità, esempio per i giovani. Ecco quanto è importante per noi guardare a questi esempi di santi innocenti e casti in una società dove i giovani vengono corrotti già da bambini, sono corrotti dalla diseducazione, dai modelli negativi, dalla società, dai media e da quanto invece respirano, ecco, crescendo questo clima di corruzione. La Madonna stessa ha chiesto riparazione nei primi 5 sabati del mese, nella pratica, lei stessa ha chiesto riparazione per tutti coloro che corrompono i giovani, per tutti coloro che danno il cattivo esempio. E oggi, ecco, la società è estremamente corrotta e i giovani, ecco, crescono certamente in questo clima, se non hanno una famiglia santa, una famiglia cristiana che insegna loro a evitare l'impudicizia e a coltivare invece le virtù della innocenza e della castità. E allora guardiamo più che mai ai santi che sono i nostri modelli, e indichiamoli ancora ai giovani. Non abbiamo paura di indicare queste figure ai ragazzi, proprio perché nel cuore dell'uomo c'è il desiderio di bellezza, c'è il desiderio di santità, c'è il desiderio di Dio, questo desiderio che però va acceso. I giovani hanno bisogno che qualcuno li aiuti a coltivare questo desiderio, e soprattutto hanno bisogno di vedere dei modelli concreti in cui si realizzano le virtù. E volevo leggervi anche la lettera bellissima che ha scritto San Luigi Gonzaga 10 giorni prima di morire. Lui morirà il 21 di giugno del 1591, e 10-11 giorni prima della sua morte scrive una lettera breve ma molto bella alla sua madre terrena, e dice così: «Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine». Lui sapeva già di andare incontro alla morte, quindi una lettera di addio che scrive alla sua mamma. «Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovano ancora in questa regione di morti. Mi trovavo ancora in questa regione di morti, ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre Illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, Illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce.
Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. Ecco che bello questo desiderio del cielo, questo desiderio di santità, questo desiderio delle cose celesti. Anche noi dobbiamo, ecco, guardando ai santi, coltivarlo sempre di più, desiderare il paradiso, desiderare la ricompensa che il Signore ha promesso ai suoi servi fedeli. Ma San Luigi dice: ho faticato poco in questa vita perché muoio giovane, ho versato poche lacrime e ho cercato con negligenza il Signore, avrei potuto fare di più, ma mi immergo nella bontà di Dio che con una così poca fatica mi dà la grazia di una ricompensa eterna. Ecco, lui già sente il premio che gli spetta, quel premio che appunto il Signore ha promesso ai suoi santi, alle anime fedeli. Ecco, questo, carissimi fratelli e sorelle, deve essere anche il nostro atteggiamento, quello di desiderare le cose del cielo, desiderare l'incontro con il Signore e lavorare per quanto ci è dato in questa vita con il massimo delle nostre possibilità, delle nostre forze, per guadagnare quel premio eterno. Dice San Paolo che non c'è proporzione tra la fatica che possiamo sperimentare in questa vita e il premio che ci sarà dato. E allora, anche se dovessimo soffrire tutte le pene possibili in questa vita, ma non c'è paragone con quello che ci aspetta nella vita eterna. Allora ben vengano le sofferenze, ben vengano i martiri in questa vita, ben venga tutte le contrarietà, tutte le difficoltà in questa vita, se noi aspiriamo al cielo. Ecco che queste cose ci santificano già sulla terra e ci aiutano a coltivare sempre di più e sempre meglio il dono di Dio. Ma ecco, oggi c'è una falsa chiesa che purtroppo spegne nelle anime il desiderio di Dio, spegne nelle anime il desiderio delle cose celesti. La falsa chiesa di Bergoglio, la chiesa apostata, la chiesa che predica le cose del mondo, che predica in modo politico, che usa un linguaggio non cattolico, ma usa il linguaggio del politically correct, ecco, non mi usciva la parola. Questa chiesa spegne nelle anime il desiderio di Dio e al posto che aiutare le anime ad elevarsi alle cose eterne, nega clamorosamente la vita eterna e si risolve tutto nelle cose del mondo. Oggi addirittura vedevo che il Vaticano ha fatto una moneta e non bastavano le monete di Pachamama, non bastava la moneta commemorativa della riforma luterana. Oggi ho visto che è uscita una nuova moneta che è la moneta che propaga il vaccino. E quindi si vede una banconota, non so se da 20 euro, una moneta da 20 euro, dove c'è una scena, la scena della vaccinazione. E allora capiamo bene che questa non è più la Chiesa di Gesù Cristo, questa è una Chiesa che pensa solo alle cose della terra, ma non pensa più alle cose del cielo, e anzi una Chiesa apostata, una Chiesa eretica, una Chiesa che ha rinnegato Gesù Cristo e che ha messo la salvezza in un vaccino, nella scienza, ma non ha messo più la salvezza eterna, anzi non ci credono neanche, e Bergoglio si vanta pure di andare all'inferno quando dice alla madre di quel ragazzo disabile: ci vedremo all'inferno. Ecco, quindi scherzano, ridono sulle verità eterne proprio per disprezzarle, proprio per far capire che loro non ci credono e tutto si risolve nelle cose di questa terra. Ma dicevo, se guardiamo ai santi si accende in noi il desiderio di Dio, si accende in noi il desiderio del paradiso. E allora continua in questo modo San Luigi, in questa lettera bellissima di addio alla sua madre terrena. Dice: illustrissima signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga, ci rivedremo in cielo e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per onorarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo.
Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia considerate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore e il rispetto che come figlio devo alla mia madre. Ecco, San Luigi dice alla madre e ai familiari: non piangete per me, rallegratevi, perché la separazione sarà breve e ci rivedremo un giorno in paradiso, nel cielo, uniti nell'amore. Se il Signore ci toglie su questa vita qualcosa, ce lo toglie per metterlo in un luogo sicuro, è per metterlo al sicuro, perché un giorno possiamo riacquistarlo con maggiore ringraziamento, con maggiore lode, con maggiore adorazione. E questa è la vita, la visuale di fede dei santi, che sanno bene che nulla accade per caso. Se il Signore a volte prende anche delle anime in giovane età, se si vive con uno sguardo di fede, ecco che tutto è per la maggiore gloria di Dio. Non è il numero dei giorni che viviamo su questa terra che ci fa santi, ma è come li viviamo. Se li viviamo per il Signore, se li viviamo nella fede, se li viviamo non pensando solo a noi stessi, ma facendo della nostra vita un dono per il prossimo, un dono per Dio e un dono per i fratelli, ecco che allora non conta il numero dei giorni su questa vita, ma conta come li viviamo, l'intensità, possiamo dire, e soprattutto l'amore con cui abbiamo vissuto i giorni che il Signore ci ha donato. E allora San Luigi invita la sua famiglia a fare festa. Questo passaggio dalla vita terrena alla vita celeste deve essere un momento di festa. Dice: non offendete l'infinita bontà divina piangendomi come un morto, perché io dal cielo potrò con la mia intercessione aiutarvi ancora di più di come posso fare sulla terra. Ecco, queste parole veramente ci fanno riflettere tanto e sono commoventi, perché sappiamo che la vita eterna in Dio è una vita che non muore più, e quindi è una festa eterna, è una festa, è una gioia eterna. E quindi sappiamo nella fede che anche noi, quando perdiamo i nostri cari, ma li perdiamo nella fede, fanno una morte nella fede, allora abbiamo la certezza che li rivedremo un giorno, li rivedremo, e siamo uniti già su questa terra nella comunione dei santi, dove loro, ecco, ci aiutano a proseguire il nostro cammino, intercedono per noi e ci ottengono tutte le grazie necessarie perché possiamo anche noi fare la santa volontà di Dio. E allora, carissimi fratelli e sorelle, iniziamo il triduo al Sacro Cuore di Gesù con questi sentimenti di paradiso, questi sentimenti di vita eterna, delle litanie del Sacro Cuore di Gesù che reciteremo poi dopo il Rosario. Ci sono delle espressioni molto belle che dobbiamo imparare a meditare, perché ci fanno entrare nel mistero del Sacro Cuore di Gesù nostro Signore. E oggi mi soffermavo in particolare su queste espressioni, dove si dice: Sacro Cuore di Gesù, delizia di tutti i santi. I santi come San Luigi Gonzaga e tutti i santi che veneriamo hanno trovato la loro delizia nel Sacro Cuore di Gesù, e lì hanno scoperto il tesoro delle grazie di Dio, lì hanno scoperto la vera ricchezza. E allora prendiamo esempio da San Luigi Gonzaga e anche noi scopriamo più che mai nel cuore di Gesù la nostra delizia, la nostra gioia, tutta la nostra felicità. Se noi ci immergiamo nel Sacro Cuore di Gesù, ecco che noi ci sciogliamo per la sua bontà, per la delizia del suo cuore, e anche noi troviamo sempre motivi di forza e motivi per lodare il Signore, per rendere questa vita più piacevole in mezzo alle amarezze, in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle intemperie di questa vita. Ecco che noi abbiamo come delizia il Sacro Cuore di Gesù, che ci rende tutte le cose di questa vita, che molte volte sono amare, ce le rende deliziose se noi mettiamo il nostro cuore nel suo cuore. E quest'altra espressione mi veniva da meditare oggi: Sacro Cuore di Gesù,
pieno di bontà e di amore, traboccante di bontà e di amore. Diremo nella preghiera che reciteremo insieme quanto è diverso il nostro cuore dal tuo cuore. Se noi ci mettiamo davanti al cuore di Gesù, il cuore di Gesù è come uno specchio che riflette la bontà di Dio, riflette la bellezza di Dio, ma riflette anche il nostro peccato, la nostra miseria, e vediamo la differenza infinita che c'è tra il suo cuore e il nostro cuore. E allora vediamo, come diremo nella preghiera che reciteremo insieme, quanto è diverso il nostro cuore dal tuo, il cuore di Gesù che è pieno di bontà, di amore verso i peccatori, il cuore di Gesù che è pieno di dolcezza, pieno di attenzione, che è pieno di ogni delicatezza, il cuore di Gesù che appunto è, possiamo dire, inalterabile. Ecco, noi davanti alle contrarietà della vita subito ci alteriamo, quando ci offendono, quando subiamo persecuzioni, quando ci capita qualche difficoltà, che può essere la malattia, una crisi economica, una difficoltà di qualsiasi tipo, subito siamo inquieti, subito il nostro cuore si altera. Mentre, ecco, davanti al cuore di Gesù impariamo a non alterarci, impariamo ad affrontare ogni situazione della vita sempre con la forza di Dio, con lo sguardo rivolto a Dio, sempre anche noi imitando il cuore di Gesù, mite ed umile, e soprattutto divenendo simili a Lui, come diciamo nella giaculatoria: Signore, Sacro Cuore di Gesù, rendi il nostro cuore simile al Tuo. Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al Tuo. E quindi vediamo, ecco, se ci mettiamo in meditazione, in adorazione del Sacro Cuore di Gesù, non possiamo non fare l'esperienza della Sua bontà davanti alle nostre miserie, davanti alle nostre incapacità di corrispondere tante volte alla grazia, di ricambiare all'amore di Dio con altrettanto amore. San Francesco andava nei boschi gridando: l'amore non è amato, l'amore di Dio è folle per noi, ma non viene ricambiato dagli uomini come dovrebbe essere ricambiato. Ecco, se facciamo anche noi l'esperienza della bontà del cuore di Gesù, ecco che allora impareremo anche noi a diventare più buoni e a vivere con amore, vivere secondo il precetto, come abbiamo sentito nel Vangelo, il precetto che adempie tutta la legge, il precetto della carità, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. E poi un'altra espressione che mi veniva in mente oggi, sulla quale mi sono soffermato, è questa: cuore di Gesù, desiderio dei colli eterni, è desiderio del paradiso, desiderio delle cose sante. Ecco, se noi ci mettiamo davanti al cuore di Gesù, non possiamo non coltivare il desiderio delle cose eterne, non possiamo rimanere tiepidi, non è possibile che non si accenda in noi quella fiamma di amore che ci fa vedere le cose di questa terra nella dimensione giusta, nel loro vero valore, e soprattutto impariamo a vivere proiettati verso le cose del cielo. Come dice anche San Paolo: se siete risorti con Cristo, cercate le cose del cielo, non più quelle della terra. E allora, ecco, che il Sacro Cuore di Gesù possa accendere in noi questa fiamma di amore, quella fiamma che contempliamo sulla icona del Sacro Cuore di Gesù, è la fiamma dello Spirito Santo, che chiediamo possa ravvivare la nostra fede, possa incendiare il nostro cuore, affinché anche noi possiamo portare il fuoco dell'amore di Dio sulla terra, possiamo, incontrando i nostri fratelli e sorelle, incendiarli di questo amore santo, di questo Spirito Santo. E noi oggi vogliamo, in questi giorni, fare il nostro atto di amore, mentre la falsa Chiesa fa il suo atto di amore invitando le persone ad un vaccino, che non si sa che cosa sia questo vaccino, non si sa appunto neanche se sia un vaccino, tra l'altro, perché dicono anche dottori quotati, scienziati quotati, che è tutto tranne che un vaccino. Quindi, mentre la falsa Chiesa si preoccupa di propagare un vaccino senza neanche ascoltare il parere scientifico di quelli che invece invitano a non fare questo vaccino, ecco che noi vogliamo fare il nostro atto di amore, ma lo facciamo al Sacro Cuore di Gesù. E quindi ci prepariamo bene con questo triduo di preghiera alla festa del Cuore di Gesù, e facciamo il nostro atto di riparazione e di amore, affinché anche noi possiamo diventare un olocausto di amore e di riparazione
per Dio e per i nostri fratelli. E allora chiediamo anche al Sacro Cuore di Gesù grazie abbondanti per la Chiesa di Cristo, per Papa Benedetto XVI, che ci ha dato l'esempio nell'adorare il Sacro Cuore di Gesù, che ha dato il rilievo, come un Papa deve fare, al Sacro Cuore di Gesù e ha promosso la devozione con tutte le sue forze. Chiediamo grazie abbondanti per Papa Benedetto, per tutto il piccolo resto, insieme a Don Alessandro, chiediamo grazie, forza, perché possiamo continuare il nostro cammino sempre guidati dallo Spirito Santo e possiamo compiere sempre in tutto la volontà di Dio, e il Signore manifesterà Lui stesso dove sta la vera Chiesa e dove sta la falsa Chiesa, quella Chiesa che è sterile, che non ama Gesù Cristo e che anzi ha messo in panchina Gesù Cristo, l'ha relegato proprio nel cassetto, possiamo dire, il nome di Gesù viene dimenticato e addirittura viene messo da parte. E mi viene in mente proprio 13 anni fa, quando Papa Benedetto venne a San Giovanni Rotondo, proprio in questo giorno, il 21 giugno del 2009, ci fu un segno particolare. Nella messa nel piazzale della Chiesa Nuova c'era una folla sterminata di persone, di fedeli. Quel giorno il cielo era un po' incerto, era un po' coperto e minacciava qualche pioggia, ma durante tutta la messa il cielo è rimasto così, incerto, non c'è stato nessun tuono, nessun fulmine, nessun lampo e nessuna pioggia. Appena Papa Benedetto, che tra l'altro era giunto all'inizio della messa con l'elicottero, girando sopra la folla e benedicendola come un Papa dovrebbe fare nel nome di Gesù Cristo e non nel nome di Pachamama, ecco che alla fine della messa il Signore ci ha dato un segno a tutti i presenti, e appena Papa Benedetto ha dato la benedizione, ecco che sono arrivati tuoni, lampi e poi grandine, e tutti quanti siamo andati a casa fradici, pieni di acqua, ma l'unico che non si è bagnato è stato proprio Papa Benedetto, che è salito sulla Papa Mobile e se n'è andato via tra la folla che lo acclamava e che cercava di salutarlo. E Papa Benedetto, ecco, ci ha dato questo segno, il Signore attraverso Papa Benedetto ci ha mandato questa pioggia, questa grandine che ci richiama la benedizione di Dio sulla vera Chiesa, ma che ci richiama anche alla penitenza, ci richiama che dobbiamo noi fare la volontà di Dio e non è Dio che deve fare la volontà nostra. E allora ecco, il Signore ci manda anche oggi l'acqua dello Spirito Santo, perché possiamo cercare in tutto la volontà di Dio, ma il Signore benedice la vera Chiesa, quella Chiesa appunto che è guidata dal vero Papa, che è Papa Benedetto XVI, e non benedice la falsa Chiesa dove non c'è più lo Spirito Santo, ma il Signore ci chiama anche a penitenza e quindi a vivere con questo spirito di penitenza, perché ci sono anche i castighi di Dio che incombono sull'umanità, e il castigo più grande, già lo stiamo vivendo, la Chiesa usurpata da un falso Papa, questo è il castigo più grande, tanto che Monsignor Lefebvre diceva che addirittura è scoppiata già la Terza Guerra Mondiale con il Concilio Vaticano II, ma Bergoglio è il frutto del Concilio Vaticano II, quel frutto che porta la Chiesa lontano dalla sua identità cattolica e la porta ad allinearsi invece con le altre religioni e con i poteri del mondo. E allora chiediamo, dicevo, oggi e nei prossimi giorni, copiose benedizioni al Signore attraverso la devozione, l'adorazione del suo Sacro Cuore, possiamo anche noi sperimentare la vera benedizione di Dio, possiamo sperimentare l'appartenenza alla vera Chiesa e possiamo sperimentare che il Signore stesso ci guida in tutto attraverso la Vergine Maria, che è la nostra condottiera, alla quale ci siamo consacrati e vogliamo consacrarci sempre più, sempre meglio, tutti i giorni della nostra vita. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.